La SS di Gela vince, ma non si può dire che sia uscita dalla crisi. Il 2-1 al Canicattini non toglie i dubbi di una squadra che è apparsa in difficoltà, soprattutto mentale. Gli ospiti tirano soltanto una volta in porta e segnano un gol che rischia di mandare nel dramma i ragazzi di Mirko Fausciana. Gela senza Tuve è squalificato per 3 turni e compila inizialmente in panchina. È un monologo bianco-azzurro per tutta la partita. Dopo 6 minuti, primo squillo sull'angolo di Camilleri, l'incornata di Minolfi per poco non si insacca. 14esimo, Gela ancora pericolosissimo. Dal cross teso di Cosentino, la torsione di testa di Ace è perfetta, ma il palo strozza l'urlo in gola dei tifosi. 16esimo, ancora una palla gol, questa volta dall'angolo di Cosentino, l'intervento di testa a anticipare tutti dà soltanto l'illusione del gol. 26esimo, arriva finalmente il gol meritato, al 4° tentativo biancazzurri la sbloccano con l'ennesimo colpo di testa, questa volta del difensore Minolfi, una specialità. 1 minuto dopo si fa male Floridia, il migliore sino a quel momento, costretto ad uscire. Al suo posto gioca Pira. 39esimo, gran botta di Cosentino dal limite dell'area di rigore che sibila sulla traversa. E al 45esimo una clamorosa palla gol per i biancoazzurri. Scerra prova l'Eurogol dai 40 metri, la palla sbatte sulla traversa e sulla respinta il tapin di Ace è ancora stoppato dal portiere Latino. Nella ripresa si inizia come il primo tempo, Gela sempre in attacco, Canicattini inesistente, il Gela spreca dopo 4 minuti, tocca a Scerra impegnare ancora il portiere Latino. E al 6° minuto della ripresa, incredibilmente, arriva il pari ospite, l'errore sulla tre quarti di Camilleri e poi Kiss spiazza Pizzardi al primo tiro in porta ospite. Una vera doccia fredda, il Gela ha bisogno di qualche minuto per riprendersi al 9 e ci prova Bolisano con un tiro di pochissimo fuori. Al 15esimo la ripresa, il primo cambio con un Gela a trazione anteriore con Deoma al posto del difensore Minolfi. Al 22esimo arriva il 2-1, il neo entrato a Deoma segna da 2 passi dopo l'ennesima incursione in area di rigore di Davide Ascia, forse atterrato fallosamente. A metà ripresa Fausciana tira fuori 2 attaccanti, Scerra e Ascia, per far entrare Gradito e Brasile. La partita scema di intensità e il Gela porta a casa 3 punti e mantiene il 2° posto in classifica.